www.askthebenny.com. Yes, allora qua nella splendida cornice del Baba Boom Festival, decima edizione, appena scesi dal main stage, abbiamo qui Marina P, Mario Dredd, benvenuti ragazzi. Grazie mille, grazie. Un saluto a tutta Starbene, ciao belle e belli. Yeah man, ragazzi, veramente uno show pazzesco. Un'energia incredibile, una combination che funziona come poche altre cose. Da sotto il palco è stato pazzesco. Come è andata a voi? È stata caldatissima, però molto emozionante, grandi sorrisi, grandi, insomma, un pubblico calorosissimo, siete stati lovely. E te ti sei preso pure il tuo... Grazie per il pulo. Il forward, noi ci divertiamo, spero che la cosa si trasmette e che si vede. È stato bello, pubblico reattivo, e tolto il gran caldo, però è luglio, quindi fa gran caldo, super nice. Grandi ragazzi, veramente incredibile. Dicevamo un duo in classico stile, no? Un DJ, una voce, eppure poi nello show c'è il classico, ma c'è di tutto. Allora, la domanda, questa gliela faccio a Mario, però poi semmai ci dici pure qualcosa tu. Come nasce questo sodalizio? Qualcosa ci avete accennato dal palco, però per il pubblico di A Star Bene ci volete dire come è nato tutto? Allora, il sodalizio tra Currannins e Marina P nasce praticamente quasi 20 anni fa, ormai si parla del 2008-2007, okay. Con i primi contatti, una prima mitica serata con Marina e Bitty McLean insieme sul palco, al vecchio circolo degli artisti prima dello sgombero, un'altra serata in cui c'era Jules, al Factory, che è un altro posto che è stato sgomberato, alla Torre con Vibronics, ma poi... Tolto quello, perché noi come Crew abbiamo l'onore e il piacere di collaborare con tanti artisti, con Marina si è sviluppato un rapporto che è umano, che è etico, che va oltre il mero amore per il percorso musicale. È qualcosa che si avvicina molto a un'amicizia sincera, che è una cosa abbastanza rara di questi tempi. Bella, questa è una sinergia che si vede proprio tanto da sotto il palco, ragazzi, complimenti. Sì, è vero, una sinergia proprio musicale, affettiva. E poi in questo, di tutti questi stili di cui hai parlato, probabilmente ci accomunano anche, perché abbiamo una visione abbastanza larga di quello che ci piace in ambito musicale, quindi Mario non ha mai limitato tutti gli stili che io ho cercato di portare nel set. Abbiamo cercato di fare una cosa un pochino più vintage all'inizio e poi di andare nelle sonorità più moderne. E il pubblico reagisce bene, ballano, sorridono, e quindi noi andiamo e buttiamo e vediamo finché va. E tra i vari stili abbiamo visto anche un passaggio di resistenza, di canti popolari. Ragazzi, noi abbiamo apprezzato tantissimo, grazie davvero, è bello che abbiate trovato nella scaletta uno spazio anche per questo. Fondamentale, io adoro questo pezzo che è stato prodotto da Dub Amix, che fa un reggae militante, insomma, un dub militante. E è una canzone che, insomma, molti di noi conoscono perché ce la cantavano i nonni, e adesso ne abbiamo fatto una versione rocksteady. Portiamola in giro noi adesso. Fantastico. Allora, rimanendo un attimo sulla versatilità incredibile che ti contraddistingue, Marina, noi ce l'abbiamo la curiosità, vogliamo sapere un pochino come nasce tutta questa storia. Tu sei nata in Italia, poi trapiantata in Francia. Come nasce un pochino quest'idea di fare questa musica? Allora, io ho sempre avuto una passione musicale molto ampia. Quando sono arrivata in Francia, avevo 20 anni per l'Erasmus, ho integrato il primo gruppo di reggae in cui facevo la corista. Poi piano piano mi sono cominciata a grattare sempre più spazio e mi sono ritrovata a cantare leader. Alla fine ho avuto voglia, mi hanno chiesto di registrare su delle dubplate, e da lì ho scoperto il mondo del sound system. È così che le cose sono andate avanti, attraverso le amicizie, gli incontri, e ovviamente io ho questa voglia di challenge, cioè di provare cose che non ho ancora provato. Quindi ogni volta che un produttore viene da me e mi dice: vuoi fare uno stepper? Sì. Vuoi fare un rocksteady? Sì. Adesso facciamo la trap? Sì. Cioè io dico sempre sì, perché voglio vedere come va a finire, capito? E è semplicemente così. Bellissimo, bellissimo. Quindi questo incontro con la Sound System Culture non era qualcosa che tu ti eri prefissata, è stato come un incontro quasi casuale? È stato un incontro fatto con le amicizie. Sono gli amici che mi hanno dato il microfono. E poi ho imparato a starci, perché ovviamente la Sound System Culture ha un suo codice, ci sono voluti tanti anni per impararlo, adesso mi sento abbastanza a mio agio. Poi la Francia è una terra
in cui questo tipo di musica è scoppiata nel momento in cui io cominciavo. È stata una coincidenza fortunata e Mongos ci ha messo lo suo zampino, insomma, tutta una serie di coincidenze fortunate. E allora benedetti gli amici che ti introducono a questo mondo, benedette le congiunzioni astrali che ti fanno uscire fuori nel momento d'oro di questa musica, insomma le collaborazioni sono infinite, credo che con qualsiasi producer di alto livello in Europa c'è un pezzo con Marina P. Con Rico non abbiamo ancora fatto niente, abbiamo provato ma non abbiamo ancora fatto niente, ma siamo molto amici, ci riusciremo a un certo punto, piano piano. Rico è in dabbare a stasera, a sorpresa, eh? Ci vediamo dopo. Grandioso. Allora, l'ultima domanda con cui vi vorrei lasciare è: progetti per il futuro? Continuate a girare insieme? Avete altre date? C'è qualcosa di Marina P che bolle in pentola? È vero, ci hai detto che i limiti non ci sono, vai dovunque, no? Noi facciamo adesso ancora 4 date in Italia. È veramente legato al fatto di essere in Italia, perché io quando non sono in Italia giro con altri produttori e ho degli show abbastanza diversi. Okay. E io ho un po' di release che arrivano e sono molto contenta con DJ Vadim, su Moonshine con Another Channel, quindi un suono molto rhythm and sound. Cose molto diverse le une dalle altre, con Mongos, con Stendai in francese, Inshallah adesso uscirà, insomma un po' di cose. Fantastico ragazzi, Mario Dread, Cool Running Sound, Marina P, è stato veramente un piacere avervi qua sul palco, ce lo fate un saluto al pubblico di A Star Bene. A Star Bene, tanto amore a tutti voi, baci. A Star Bene, draghi e draghesse antifascisti e antifasciste nel cuore mio. Yeah. Grazie, grazie ragazzi.